Don Maurizio, non dovrebbe esserci scherzi, sembra. Anche come abbiamo ridotto la nostra Campania, queste sono le nostre terre. E adesso vederle così veramente viene solamente da piangere per noi e per le nuove generazioni. Ma non possiamo tacere. L'altro giorno sono stato al Pascale, cioè, i corridoi sono pieni. Poi sono passato a Cardarelli dove mio fratello fa le trasfusioni. E là anche là non ci si poteva manco passare. La gente vuole la verità. Ma te tanto di dire questo quando sono scivolato su quelle ore, ma no, se per peccato di indirizzare il legge ho chiamato la signora Perfetto, non quando sono andata sicura. Queste montagnole che voi vedete, queste non è per me, sono tutte montagnole, sono i resini. E deve essere risolto da loro, per forza di cosa da loro. E quando dico loro, dico i nostri governanti a livello centrale, a livello regionale, che poi tutto arriverà a livello comunale. Devono comprendere che questa, la gente della terra dei fuochi sta morendo. La giustizia che in questo periodo in Italia sentiamo tanto mancare. Io certamente sono un prete, ho una certa età, sono sempre sulla linea del dialogo, sono un pacifista nato, ma ci sono i più giovani che sono anche più arrabbiati e che vorrebbero delle soluzioni, le vorrebbero vedere, e quando non le vedono c'è anche il rischio che qualcuno possa andare per un'altra strada. Dio non voglia, perché questi nostri giovani sono veramente il meglio che la nostra Italia ha. Sono giovani stupendi, sono volontari che spendono il loro tempo, le loro ferie, i loro giorni di riposo, i loro soldi per il bene di questa terra, e non vedere tutto questo bene da parte del nostro governo significa proprio essere ciechi. Forse non risolveremo il problema, ma almeno coloro che verranno dopo non ci malediranno, almeno questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.